the sermon, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever, was delivered by Brother William Marion Branham on Tuesday evening, August 24, 1954, at the San Nicolas Arena in New York, New York, United States of America. Il sermone Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno è stato predicato dal fratello William Marion Branham la sera di martedì 24 agosto 1954 nell'Arena San Nicolas a New York, New York, Stati Uniti d'America. Good evening, friends. It's a privilege to be here tonight to greet you again in this lovely big city here in the name of the Lord Jesus Christ, our Savior. Buonasera, amici. È un privilegio essere qui stasera, salutarvi di nuovo in questa bella grande città qui, nel nome del Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore. And to be back again tonight and hear our my brother Baxter, as he was speaking when it was coming up, oh my, it seemed like old times again to be back, it seemed like coming back home. E di essere di nuovo qui stasera per ascoltare il mio fratello Baxter, mentre parlava quando stavo venendo su. Oh my, sembrava come se i vecchi tempi fossero ritornati, sembra come di tornare a casa. I don't feel tonight that I'm with strangers, I'm with fellow citizens and pilgrims of the kingdom of God. Stasera non sento di essere con degli estranei, sono con concittadini e pellegrini del regno di Dio. Professing that we're pilgrims and strangers of this land, believing we have a better home going to it someday, as one by one we cross over the great divide. Professando di essere pellegrini e stranieri di questa terra, credendo di avere una casa migliore e che un giorno ci andremo, mentre uno per uno attraversiamo il grande divario. It separates the mortals from the immortals. And as Paul said, I believe in the scriptures, that leaving those things behind, I press to the mark of the high calling in Jesus Christ. Esso separa i mortali dagli immortali e come disse Paolo, io credo nelle scritture, che lasciando quelle cose che sono dietro, prosegue il corso verso il segno della superna vocazione in Gesù Cristo. All these mortal things we just leave behind and press on towards the mark of the high calling in Christ. Tutte queste cose mortali, noi ce le lasciamo semplicemente dietro e proseguiamo verso il segno della superna vocazione in Cristo. Friends, we're here, if the Lord willing, for the next, I believe it's about 8 or 10 nights to be here before going overseas. Amici, noi siamo qui, se il Signore vuole, per le prossime, credo, sono circa 8 o 10 serate per stare qui prima di andare oltremare. We usually make this our jumping off place. Brother Baxter and I did this now, this is the third time, I believe. Di solito facciamo di questo il nostro punto di partenza. Il fratello Baxter e io abbiamo fatto questo ora, questa è la terza volta, credo. And we're always glad to be in New York. Of course, you realize that this is just the outskirts of Jeffersonville, Indiana, and just runs up this far. E siamo sempre contenti di essere a New York per... Certamente vi rendete conto che questa è solo la periferia di Jeffersonville. In Indiana arriva proprio fin qui, vedete. My city has 24,000 people in it now. You see, we've jumped up a whole lot from 14,000. So you'll be able to find us on the map down there one of these days. It keeps on growing. But
La mia città ha 24.000 persone ora, vedete, siamo saliti di un bel po' da 14.000, quindi uno di questi giorni riuscirete a trovarci sulla mappa laggiù se continua a crescere, ma... I was talking to the man that brought me up just now from my room, he said, I believe there's about 7 million here. Ora stavo parlando con l'uomo che mi ha portato su proprio ora dalla mia stanza. Ha detto, io credo che ce ne siano circa 7 milioni qui. You know, that's almost the population of Canada. The entire, all the province of Canada. Many people here. Sapete, è quasi la popolazione del Canada. L'intera, tutta la provincia del Canada, molte persone qui. Where the people gather together, they have a lot of sin. They have it everywhere, not only in New York. They have it in little bitty cities like Jeffersonville, Indiana. They have it everywhere. Dove la gente si raduna hanno tanto peccato. Ce l'hanno ovunque, non solo a New York. Lo hanno in piccole cittadine come Jeffersonville, in Indiana. Lo hanno ovunque. This old world is just getting ripe for judgment now. When we see things taking place like this at this time, of all these different kinds of bombs and things. Questo vecchio mondo sta proprio diventando maturo per il giudizio ora. Quando vediamo accadere cose come questa in questo tempo, di tutti questi diversi tipi di bombe e così via. I was hearing on the radio the other day that where they could drop a B-4 across the country here, or out in the sea, destroy the whole world. Stavo sentendo alla radio l'altro giorno che dove ne potrebbero lanciare, credo, 4 per tutto il paese, qui o fuori, nel mare, distruggere il mondo intero. Just drop 2 or 3 up and down out here in the Atlantic, and the first thing you know, there wouldn't be even a beetle alive in the whole United States. Kill everything. All the buildings would be standing just like they are now. Basta che ne sgancino 2 o 3 su e giù qui fuori nell'Atlantico e all'improvviso non ci sarebbe nemmeno uno scarafaggio vivo in tutti gli Stati Uniti. Ucciderebbe tutto. Loro, tutti gli edifici starebbero proprio come sono ora. I tell you, no wonder Jesus said, except the word be cut short for the elect's sake, there would be no flesh saved. Io vi dico, non c'è da meravigliarsi che Gesù disse, se l'opera non fosse abbreviata per gli eletti, nessuna carne scamperebbe. I believe we're near something. I'm not one of the people that tries to predict that Jesus is going to come this year, next year. Io credo che siamo vicini a qualcosa. Io non sono una di quelle persone che cerca di predire che Gesù verrà quest'anno o l'anno prossimo. I don't know when he's going to come, or no one else is going to know when he's going to come. We just know what he said to look for. Non so quando verrà, né nessun altro sa quando egli verrà. Noi sappiamo solo quello che lui ha detto di aspettare. When we see these signs appearing, then to lift up our head, redemption was drawing nigh. And we see those things now. Quando vedevamo apparire questi segni, allora di alzare il capo, la redenzione si sarebbe avvicinata. E noi vediamo queste cose ora. And Brother Baxter and I have made this a policy of trying to do our very best for everybody that we can, as long as we have the light to walk in as we do today. E il fratello Bachter e io abbiamo fatto questa norma di cercare di fare del nostro meglio per tutti quelli che possiamo affinché noi abbiamo la luce in cui camminare come abbiamo oggi. We ought to be very thankful for a place where the gospel can be preached. Dovremmo essere molto grati per un posto dove il Vangelo può essere predicato. There's a many big cities in this world, you know, like New York, or not quite this big, but many great major cities that you couldn't open up a meeting like this. No, sir, they couldn't do it.
Ci sono molte grandi città in questo mondo, sapete, come New York, o non proprio così grandi, ma molte grandi città importanti in cui non si potrebbe aprire una riunione come questa. No, signore, non potrebbero farlo. And perhaps we don't want to think this way, but perhaps soon it'll be that you won't be able to open up New York. E forse non vogliamo pensare in questo modo, ma forse presto avverrà che non si potrà aprire a New York. Communism is honeycombing the world. All great percent, over half of it, almost two-thirds of the world, is already into communism. Il comunismo sta minando il mondo. Oh, una grande percentuale, più della metà, quasi due terzi del mondo è già nel comunismo. What are we Christians doing? Here's the space we've got to go from here to here, and we've come about this far. Jesus said the gospel must be preached in all the world. Cosa stiamo facendo noi cristiani? Ecco lo spazio che dobbiamo percorrere da qui a qui e siamo arrivati quasi fin qui. Gesù disse, il Vangelo deve essere predicato in tutto il mondo. But you know our ideas of it. We have tract societies, which is all right. We love that. Ma voi conoscete le nostre idee su questo. Noi abbiamo società dei trattati, il che va bene. Ci piacciono. And the man is on the street passing out a tract is doing a wonderful work for the Lord Jesus. E l'uomo che per strada distribuisce un trattato fa un'opera meravigliosa per il Signore Gesù. We have missionaries all parts of the country. That's a wonderful thing, a God calling. Abbiamo missionari in tutte le parti del paese. Quella è una cosa meravigliosa, una vocazione di Dio. But what I think the Lord's going to make his message so quick to the world is this, that he's going to send out the power and demonstration of the Holy Spirit that'll just illuminate the whole world just in a few days' time. Ma quello con cui penso che il Signore renderà il suo messaggio così veloce per il mondo è questo, che gli manderà fuori la potenza e la dimostrazione dello Spirito Santo che illuminerà proprio il mondo intero nel giro appena di pochi giorni. I believe he's calling a church, pulling a people, getting them together for this great event that's coming to pass. Io credo che egli stia chiamando una chiesa, attirando un popolo, mettendolo insieme per questo grande evento che sta per avvenire. I'm looking for the gospel one day to lead the Gentile people and return to the Jew. Io sto aspettando che il Vangelo un giorno lasci i gentili e ritorni ai giudei. I seen a picture the other night of a very dear friend of mine on the West Coast, a Christian businessman, Mr. Argenbright. Ho visto un filmato l'altra sera di un mio carissimo amico sulla costa occidentale, un uomo d'affari cristiano, il signor Argenbright. And he had a picture called 3 minutes till midnight. I've never been the same since then, after seeing this wonderful picture. E aveva un filmato chiamato 3 minuti a mezzanotte. Non sono più stato lo stesso da allora, dopo aver visto questo meraviglioso filmato. It showed the answer of all the prophecies pertaining to the Jews, how they'd return back, and how they'd be an ensign at their return, the six-horned star of David over Jerusalem. Mostrava la risposta di tutte le profezie riguardanti i giudei. Come sarebbero ritornati e come ci sarebbe stato un'insegna al loro ritorno, la stella di Davide a 6 punte sopra Gerusalemme. How the waters that come from the country that blossom as a rose, the desert wood, and the Jews returning back. Come le acque sarebbero venute dal paese che fiorisce come una rosa, il deserto, e i giudei che ritornano. We just took a picture, threw it on a screen. But here was the alarming part, Christians. Era solo un filmato proiettato su uno schermo, ma qui c'era la parte allarmante, cristiani. The ships is coming in, the airplanes coming in,
They were bringing the old, blind, and halt, and withered, packing them, the younger people packed them. So they interviewed a few of them. Le navi arrivavano, gli aerei arrivavano, portavano i vecchi, i ciechi, gli storpi e gli avvizziti portandoli. I giovani li portavano. Così intervistarono alcuni di loro. They said, are you coming back to the homeland, to die in a homeland? No, we're coming back to see the Messiah. Dissero, state tornando in patria per morire in patria? No, stiamo tornando per vedere il Messia. All you Bible readers know what that means? God's just driving them from all parts of the world right back, is what he said he would do. Oh, voi lettori della Bibbia sapete cosa significa. Dio li sta proprio guidando da tutte le parti del mondo, dritto indietro, proprio quello che lui disse che avrebbe fatto. Now what they need now, the next thing that I can see, and I don't claim to know much about prophecy of that type, but the only thing that I can see left is a spiritual awakening among the Jews. Ora, quello di cui hanno bisogno, ora, la prossima cosa che posso vedere, e non pretendo di sapere molto sulla profezia di quel tipo, ma io, l'unica cosa rimasta che posso vedere è un risveglio spirituale tra i giudei. The Gentiles are finished then. Churches be caught up, the gospel goes to the Jew. I gentili sono finiti, allora. La Chiesa sarà afferrata su. Il Vangelo va ai giudei. Now, I won't take but just a few moments tonight, just a little introduction, and it's kind of an introduction night to we get ready and Brother Baxter does the preaching. Ora non voglio che predicare solo alcuni momenti stasera, solo una piccola introduzione ed è una specie di serata introduttiva per... Ci prepariamo e il fratello Baxter tiene la predicazione. And I'm sure you all enjoy it, and he is able to do the job real well. Usually I come in and talk just a few moments to kind of get the feel of the meeting, and then we pray for the sick. E sono sicuro che a tutti voi piace, e lui è in grado di svolgere il lavoro molto bene. Di solito io entro e parlo solo qualche momento per avere una sorta di percezione della riunione e poi preghiamo per i malati. Now tonight, for just a little scripture reading in St. John, the 14th chapter and the 12th verse, we read this. Ora, stasera per una piccola lettura della scrittura in San Giovanni, il 14° capitolo e il 12° versetto, leggiamo questo. And then for our regular campaign theme is Hebrews 13:8. That's our continual text since we've been on the field. But this year we read. E poi, come tema consueto della campagna, è Ebrei 13:8. Questo è il nostro argomento continuo da quando siamo sul campo. Ma qui leggiamo questo. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. In verità io vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere le quali io fo, anzi ne farà delle maggiori di queste, perciò che io me ne vo al Padre. In Hebrews 13:8 reads this. In Ebrei 13:8 dice questo. Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Now shall we bow our heads just a moment? Ora chiniamo i capi solo un momento. Kind Heavenly Father, we thank thee tonight for the privilege that we have of coming into this great city again to minister to thy needy children.
Benevolo Padre Celeste, ti ringraziamo stasera per il privilegio che abbiamo di venire di nuovo in questa grande città per ministrare ai tuoi figli bisognosi. And I pray, dear Heavenly Father, that you will anoint every person that comes into this building with the Holy Spirit. E prego, caro Padre Celeste, che tu unga con lo Spirito Santo ogni persona che viene in questo edificio. If they are sick, may they be healed. If they have backslidden, may they return to God. If they are unbelievers, may they become believers. Se sono malati, possano essere guariti. Se si sono sviati, che possano ritornare a Dio. Se sono increduli, che possano diventare credenti. Grant it, Father, and may great signs and wonders be done. Concedilo, Padre, e possano essere fatti grandi segni e prodigi. Bless all that has a part in it. Bless our brother Baxter as he speaks day by day and night by night. May he be anointed with the Holy Ghost to preach the word in the season. Benedici tutti coloro che hanno una parte in questo. Benedici il nostro fratello Bakter mentre parla giorno dopo giorno e sera dopo sera. Possa essere unto con lo Spirito Santo per predicare la parola nella stagione. We pray that you bless all the cooperating ministers, Sister Brown and all the others. Preghiamo che tu benedica tutti i ministri cooperanti, la sorella Brown e tutti gli altri. Bless the custodians and those who are here helping us, keeping the lights on, the engineers and all the people who come in. Grant it, Father. Benedici i custodi e coloro che sono qui ad aiutarci a mantenere le luci accese, i tecnici e tutte le persone che vengono. Congedilo, Padre. And may the message of the Holy Spirit go out into strange homes as maybe never come to church before, and may they be warned and come to church. E possa il messaggio dello Spirito Santo andare nelle case degli estranei che forse non sono mai venuti in chiesa prima e possano essere avvertiti e venire in chiesa. Not because that we are here, Father, but because that your Spirit is here and wanting to save the lost and the needy and heal the sick. Non perché noi siamo qui, Padre, ma perché il tuo Spirito è qui e desideroso di salvare i perduti e i bisognosi e guarire i malati. Now, hide your servant, Lord, the unworthy one. Help me to know what to do and what to say. Ora nascondi il tuo servo, Signore, l'indegno. Aiutami a sapere cosa fare e cosa dire. Submitting myself to you just now, that you will use your unprofitable servant for your glory. Sottomettendomi a te proprio ora, che tu usi il tuo servo indegno per la tua gloria. We ask it in the name of your Son, the Lord Jesus Christ, our Savior. Amen. Noi lo chiediamo nel nome di tuo Figlio, il Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen. Just for a few moments now, then we'll start praying for the sick. We won't keep you long each night because we have quite a long campaign. Solo per qualche momento, ora, poi inizieremo a pregare per i malati. Non vi tratteremo a lungo ogni sera perché abbiamo una campagna piuttosto lunga. And then we just left Chicago. We're at a great campaign and then went from there to the West Coast with a Christian businessman on the West Coast where we had a wonderful, great campaign. E poi abbiamo appena lasciato Chicago, dove abbiamo avuto una grande campagna, e poi siamo andati da lì, sulla costa occidentale, con gli uomini d'affari cristiani, sulla costa occidentale, dove abbiamo avuto una meravigliosa e grande campagna. Brother Baxter has been preaching also in conventions, and we're both real tired. Anche il fratello Bakter ha predicato nei convegni, ed entrambi siamo molto stanchi. Frankly, just before I come to the meeting, I was trying to study and went sound asleep.
Francamente, proprio prima di venire alla riunione, beh, stavo cercando di studiare e mi sono addormentato profondamente. Now that's strange for me to do that. And then hurried right on over to the meeting. And we're both real tired. Ora è strano che io faccia così e poi mi sono precipitato dritto alla riunione. Siamo entrambi molto stanchi. Now I want to speak of one person, the complete campaign, and that's the one that we're all in love with, the Lord Jesus Christ. Ora voglio parlare di una persona per l'intera campagna ed è quella di cui siamo tutti innamorati. Il Signore Gesù Cristo. I know no one else to talk about but Him. And when it comes to love and compassion and whatever it might be, I know no greater name than the Lord Jesus Christ, the Son of God. Non conosco nessun altro di cui parlare se non di Lui. E quando si tratta di amore, compassione e qualunque cosa possa essere, non conosco un nome più grande del Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. And now tonight, I would just like to ask this congregation, and facing this 2 weeks of campaign, E ora stasera vorrei proprio chiedere a questa congregazione, e dovendo affrontare queste 2 settimane di campagna, io... We ought to kind of take notice of what Jesus said here. There have been many people in their different types of ministry and theology tries to have a certain routine that they teach, which is very fine. Dovremmo piuttosto prendere nota di ciò che Gesù disse qui. Ci sono state molte persone nei loro diversi tipi di ministero e di teologia cercano di avere una certa routine che insegnano, il che va benissimo. Every church, as long as you're teaching something about the Lord Jesus Christ, amen. That's perfectly all right. I like that. Ogni chiesa, finché insegnano qualcosa sul Signore Gesù Cristo, amen. Questo va perfettamente bene. Mi piace. And whatever, let's give every church credit that even names the name of the Lord Jesus. Let's give them credit. E qualunque cosa, diamo il merito a ogni chiesa che anche nomina il nome del Signore Gesù. Diamogli il merito. Now we might differ with them sometimes, as all churches do, just like all people do. But we're perfectly interdenominational. Ora, noi potremmo essere in disaccordo con loro qualche volta, come fanno tutte le chiese, proprio come fanno tutte le persone, ma noi siamo perfettamente interdenominazionali. Brother Baxter, myself, doesn't belong to any organization at all. We're interdenominational, believing that the brotherhood of Jesus Christ. Il fratello Bachter e io non apparteniamo affatto a nessuna organizzazione. Siamo interdenominazionali, credendo che la fratellanza di Gesù Cristo. I'll give you a little something what brother and I have tried to do for these past 8 years. It has not been so much on divine healing as people have thought it has been. Ora vi darò una piccola cosa che il fratello e io abbiamo cercato di fare in questi ultimi 8 anni. Non è stato tanto sulla guarigione divina come la gente ha pensato che sia stato. Many of them said, Brother Branham, your meetings are just based on divine healing. No, brother, it's on divine healing, but not the end of it. It's the healing of the body of Jesus Christ is what we're trying for. Molti di loro hanno detto, fratello Bran, le tue riunioni si basano solo sulla guarigione divina. No, fratello, è sulla guarigione divina, ma non è il suo scopo. È la guarigione del corpo di Gesù Cristo e ciò a cui miriamo. To get all the different denominations of churches to be brothers. Whatever they believe, that's all right. Let's join ourselves together and be Christian brothers and sisters. That's what our whole heart's desire is to do.
riportare tutte le diverse denominazioni di chiese a essere fratelli. Qualunque cosa credano, va bene. Uniamoci e siamo fratelli e sorelle cristiani. Questo è ciò che desideriamo fare con tutto il cuore. And what little influence the Lord has given me, I've tried to use it that way, and Brother Baxter the same, his influence as a Bible teacher, and me can pray for the sick. E quella piccola influenza che il Signore mi ha dato, cerco di usarla in quel modo. E il fratello Baxter, lo stesso della sua influenza come insegnante della Bibbia, e io di pregare per i malati. And we believe that. We believe that all men that's born again are brothers. Amen. And so that's what we stand for. E noi crediamo questo. Crediamo che tutti gli uomini che sono nati di nuovo siano fratelli. Proprio così. E così noi, questo è ciò che sosteniamo. And now our theology may be a little bit different from what you would, the regular run of ministry, of praying for the sick. E ora la nostra teologia può essere un po' diversa da ciò che voi vorreste, il normale svolgimento del ministero di pregare per i malati. We are talking about, brother and I, we haven't settled on it yet, when we come back from overseas or perhaps set up a different type of meetings. Ne stiamo parlando, il fratello e io. Non abbiamo ancora deciso su questo quando torneremo da oltremare o forse organizzeremo un diverso tipo di riunioni. Frankly, I've placed in several of the magazines that teaches divine healing an article that it's always been that my meeting I can't get to enough people. Francamente l'ho messo in diverse riviste che insegnano la guarigione divina, un articolo che è sempre stato che la mia riunione non riesco ad arrivare ad abbastanza persone. And I never stay long enough. The crowd just grow and grow and grow, and then about 4 or 5 nights and I'm just about done because it's visions. E non rimango mai abbastanza lungo, ma la folla semplicemente cresce, 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 poi io circa 4 o 5 sere e sono quasi esausto perché ci sono visioni. Coming back, we're going to try to eliminate them things and just go preach the gospel and pray for the sick. And whichever way the Holy Spirit will lead, then we'll do it. Tornando, cercheremo di eliminare quelle cose e andremo solo a predicare il Vangelo e a pregare per i malati. E in qualunque modo lo Spirito Santo ci guiderà, allora lo faremo. But visions is what always cuts us down, has always made our meeting so we couldn't set a long time. Ma le visioni sono ciò che ci hanno sempre limitato, hanno sempre reso le nostre riunioni, così che non abbiamo potuto fissare un tempo lungo. This time the Lord willingly want to make it for 4, 5, 6, 7 weeks, maybe 2 months or whatever the Lord in one place. Just stay there until the Lord says, I'm finished with you here, go somewhere else. And I want you to pray for us to that end. Ma questa volta, se il Signore vuole, vogliamo farlo per 4, 5, 6, 7 settimane, forse 2 mesi, o qualsiasi cosa, il Signore, in un posto rimanerci proprio finché il Signore non dice, ho finito con voi qui, vado da qualche altra parte, e voglio che pregate per noi a tal fine. Now upon our lovely Lord Jesus, where our thoughts are centered, don't never let your thoughts stray from Him. No matter what comes or goes, keep your mind on Him. Ora sul nostro grazioso Signore Gesù, dove i nostri pensieri sono centrati, non lasciate mai che i vostri pensieri si allontanino da Lui. Non importa cosa viene o va, mantenete la vostra mente su di Lui. How many in here tonight would really like to see Him? Would you just love to see Him? I'd like to. Ora, quanti qui presenti stasera vorrebbero davvero vederlo? Vi piacerebbe davvero vederlo. Io vorrei. Brother, I put my hands up with you. That's my heart's desire, to see the Lord Jesus Christ. Oh, how I love Him. Fratello, io alzo le mani con te. Questo è il desiderio del mio cuore. È di vedere il Signore Gesù Cristo. Oh, come lo amo. With all my heart, I love Him. If I know anything about my heart, I really love Him.
Io con tutto il cuore lo amo. Se conosco qualcosa del mio cuore, io lo amo veramente. When I speak his name, it just looks to me like I'm unworthy to say the name. I think of what that name has done. Io, quando pronuncio il suo nome, mi sembra proprio di essere indegno di dire il nome. Penso a ciò che quel nome ha fatto. You know what happened when that name was first mentioned in a mortal's lips? What happened? A little baby that was dead in its mother's wombs comes alive and receives the Holy Ghost. Sapete cosa accadde quando quel nome fu menzionato per la prima volta sulle labbra di un mortale? Cosa accadde? Un piccolo bambino che era morto nel grembo di sua madre venne in vita e ricevette lo Spirito Santo. John the Baptist leaped in the mother's wombs for joy as soon as Mary spoke to Elizabeth. Giovanni Battista saltò nel grembo della madre per la gioia non appena Maria parlò a Elisabetta. I should bring forth the son and they shall call his name Jesus. And little John leaped in his mother's wombs for joy. So you see what the name means. Io dovrò partorire un figlio e chiameranno il suo nome Gesù. E il piccolo Giovanni saltò nel grembo di sua madre per la gioia. Così vedete cosa significa il nome. If he was here in New York tonight, where do you think you'd find Jesus in New York? Se egli fosse qui a New York stasera, dove pensate che trovereste Gesù a New York? I want to ask you a question. Do you think that Jesus, if he come just in his unveiling himself like he did in the early days when he was here on earth in flesh, do you think New York and whole would receive him? No, sir. Voglio farvi una domanda. Pensate che Gesù, se venisse proprio nel modo di svelarsi come fece nei primi giorni in cui fu qui sulla terra in carne, pensate che New York nel suo insieme lo riceverebbe? No, Signore. It'd be worse than it was when he came the first time. That's right. They wouldn't understand it. Sarebbe peggio di come fu quando venne la prima volta. Proprio così. Loro non lo capirebbero. It'd be so much different from our theology that we would even doubt whether there'd just be a little handful following like there was in that day. Egli sarebbe così diverso dalla nostra teologia che noi nemmeno dubito se non ci sarebbe solo una manciata di persone a seguirlo, come fu in quel giorno. He was so different. He done things different. He talked different. His work was different. His ministry was different. His teaching was different. Egli era così diverso. Fa le cose diversamente. Parlava diversamente. La sua opera era diversa. Il suo ministero era diverso. Il suo insegnamento era diverso. So they just couldn't understand him. They said, and the thing of it was, they couldn't understand him because his works was great, and he gave God credit. Così loro non riuscivano proprio a capirlo. Dissero, e loro, il fatto era che loro non riuscivano a capirlo perché le sue opere erano grandi e lui dava il merito a Dio. And they finally wound up and said, well, he's just Beelzebub, the prince of the devils. E alla fine finirono col dire, beh, lui è proprio Belzebù, il principe dei demoni. Could you imagine tacking that name on the Lord Jesus Christ? But that's what they did. Potreste immaginare di affibbiare quel nome al Signore Gesù Cristo? Ma è quello che fecero. And they said, if they have called the master of the house Beelzebub, how much more will they call them his disciples? E dissero, se egli disse, se hanno chiamato il padrone di casa Belzebù, quanto più chiameranno loro i suoi discepoli. So as Christians we can expect to be called anything, can't we? But Jesus Christ knows us if we're born again. Quindi come cristiani possiamo aspettarci di essere chiamati in qualsiasi modo, non è vero? Ma Gesù Cristo ci conosce se siamo nati di nuovo. Now when Jesus in his ministry, our first thing in the translation of the word tonight in the St. John, the 14th chapter, the 12th verse, he said, verily, verily, absolutely, absolutely.
Ora, quando Gesù nel suo ministero, ora, la prima cosa, nella traduzione della parola stasera in San Giovanni, il 14° capitolo, il 12° versetto, egli disse: in verità, assolutamente, assolutamente. I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and more than this. Io vi dico che chi crede in me farà anche lui le opere che io faccio, e più di questo. The word really is translated right, more, not greater, because he raised the dead, stopped nature, nothing could be any greater than what he did. But more than this shall ye do, for I go to my Father. La parola in realtà viene tradotta correttamente più, non maggiori, perché egli risuscitò i morti, fermò la natura. Niente potrebbe essere maggiore di quello che fece, ma più di questo farete, perché io me ne vado al Padre mio. Do you believe that's the inspired word of God? Do you believe it meant for the ages to follow on like that? It was. Credete che quella sia la parola di Dio ispirata? Credete che significava che le epoche continuassero così? Sì. Now the same things that he did, he promised the church to do, only more of it than what he did. Let's find out what he did. Ora, le stesse cose che egli fece, promise alla Chiesa di fare, solo più di quello che egli fece. Scopriamo cosa fece. And if we can find out his type of ministry, what he had here on earth, and these next 10 nights here in the arena. E se noi possiamo scoprire il suo tipo di ministero, quello che ebbe qui sulla terra, e queste prossime 10 sere qui nell'arena. If he will come in our midst and reproduce his life among his people, will every one of you believe on him? Se egli verrà in mezzo a noi e riprodurrà la sua vita tra il suo popolo, ognuno di voi crederà a lui? Will you promise me that, this little group here of a few hundred sitting here tonight, will you promise me that, that you'll believe on him with all your heart? Volete promettermelo? Questo gruppetto qui di poche centinaia, seduto qui stasera, volete promettermelo che crederete in lui con tutto il cuore? If he will reveal himself again, right here in this building, visibly, so you can see it yourself, be convinced yourself, would you believe on him? Se egli si rivelerà di nuovo, proprio qui in questo edificio, visibilmente, così che possiate vederlo voi stessi, essere convinti, voi stessi, credereste in lui? I will find out what kind of a work he did. Ora noi scopriremo che tipo di opera egli fece. Now, we'd like to see Jesus. Many would think a person in this day, usually you'd see him if they could do works like the Lord did, while they'd come out boastfully in the home. But he wasn't that type of person. Ora noi vorremmo vedere Gesù. Molti penserebbero una persona di oggi, di solito le vedreste, se riuscissero a fare opere come fece il Signore, beh, verrebbero fuori vantandosi e, oh, ma lui non era quel tipo di persona. He didn't boast about anything. He didn't take even any credit for what he did. He gave credit to God. Is that right? Non si vantava di nulla, non si prendeva nemmeno alcun merito per quello che faceva. Dava il merito a Dio, è giusto? Why said it's not me that doeth the works, it's my Father that dwelleth in me. He doeth the works. Is that right? Perché diceva, non sono io che faccio le opere, è il Padre mio che dimora in me. Egli fa le opere, è giusto? Now let's just imagine like the Greeks did. They wanted to see who Jesus was. Wanted to see him, rather. So now, let's just look at him that way tonight. Ora immaginiamo come fecero i Greci. Essi volevano vedere chi era Gesù, anzi, volevano vederlo. Così ora guardiamo a lui in quel modo stasera. When he came in his ministry, he was born in a manger, low birth, common people he came from, perhaps very poorly educated as far as the world was concerned.
Quando venne con il suo ministero, nacque in una mangiatoia di bassa estrazione una gente comune da cui venne, forse molto poveramente istruito per quanto riguardava il mondo. We find out that's what makes the Bible scholars all confused. They try to read the Greek, the Hebrew, so forth, and they apply a certain word. Scopriamo che questo è quello che rende gli studiosi della Bibbia tutti confusi. Loro cercano di leggere il greco, l'ebraico e così via, e applicano una certa parola. Because it was, they apply to the great words that they used in the high scholarly people, but his real words are spoken in the language like he used on the street, this common everyday language. So it turns them around the translations. Perché essa la applicano alle grandi parole che usavano tra la gente elevata ed erudita, ma le sue vere parole erano pronunciate proprio nel linguaggio, come si usa per strada, proprio il linguaggio comune di tutti i giorni. Così questo li fa girare intorno sulle traduzioni. So you see, he wasn't no great scholar as far as the world was concerned. Of course, he was God, but he, just to make himself like some great eloquent speaker, he wasn't. Così vedete, lui non era un grande studioso per quanto riguardava il mondo. Naturalmente egli era Dio, ma lui solo per farsi simile ad un grande eloquente oratore. Non lo era. And now, let's see the type of ministry he had. Let's just follow his ministry for a few moments now before we start the prayer line and ask him to continue his ministry. E ora vediamo il tipo di ministero che aveva. Seguiamo semplicemente il suo ministero per qualche momento ora, prima di iniziare la fila di preghiera e chiedergli di continuare il suo ministero. Now when he's first come into power, we notice a lot of things that God answered his prayer so much for the sick. Ora, quando egli entrò prima nella potenza, notiamo molte cose che Dio rispondeva così tanto alla sua preghiera per i malati. He started right off first praying for the sick, is that right? Egli iniziò proprio prima pregando per i malati, è giusto? Signs and wonders began to follow him, and he began to do things that seemed to be strange to the people. Segni e prodigi cominciarono a seguirlo e cominciò a fare cose che sembravano strane per la gente. Then he had a great gathering until he disagreed with their theology of that day, and they cut him off right there. Allora ebbe una grande adunata finché non fu in disaccordo con la loro teologia di quel giorno. Quindi lo tagliarono fuori subito. Now, in the beginning of his ministry, there was a man by the name of Nathanael got saved, and or Philip rather. Philip got saved, and he went to get his buddy right quick. Ora all'inizio del suo ministero c'era un uomo di nome Nathanael, fu salvato e cioè Filippo piuttosto. Filippo fu salvato e subito andò a prendere il suo amico. That's a good sign he got saved, wasn't it? When you go tell somebody else about it. Quello è un buon segno che era stato salvato, non è vero? Quando si va a dirlo a qualcun altro. He went to find his buddy, so he's hunting for him, and he found him under a tree, praying under a tree. Lui andò a cercare il suo amico, quindi lo stava cercando e lo trovò sotto un albero, a pregare sotto un albero. So he said, come see who I found, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Così disse, vieni a vedere chi ho trovato, Gesù di Nazareth, il figlio di Giuseppe. Why, this nice religious man said, why could any good thing come out of Nazareth? Oh, it was a wicked city. He said, could any good thing come out of Nazareth? He said, come see. Beh, questo cordiale uomo religioso disse, perché potrebbe venire qualcosa di buono da Nazareth? Oh, era una città malvagia. Disse, potrebbe venire qualcosa di buono da Nazareth. Disse, vieni a vedere. That's the only way to be convinced about anything, don't you think that's right? Questo è l'unico modo per essere convinti di qualcosa. Non pensate che sia giusto? I think we had more Nathaniels around New York, it'd be better, don't you think?
Penso che se avessimo più Natanael intorno a New York sarebbe meglio, non pensate? Come see, come find out for yourself. Come and see, don't judge anything. You look at it and examine it with the word of God. He said, come see. Vieni a vedere, vieni, scoprilo da solo, vedete? Venite a vedere, non giudicate nulla finché non lo guardate e lo esaminate con la parola di Dio. Lui disse, vieni a vedere. Well, when he came up in the line, I don't know what Jesus, perhaps praying for the sick or whatever he was, he's standing in the congregation. Bene, quando lui si avvicinò nella fila, non so cosa Gesù, forse stava pregando per i malati o qualsiasi cosa lui fosse, stavano nella congregazione. Jesus looked out over the congregation, saw him, or he might have come in the prayer line, I don't know where he was at, but anyhow, when Jesus saw him, he said, behold an Israelite, in whom there is no guile, that is an honest, good believer. Gesù guardò fuori sulla congregazione, lo vide, o potrebbe essere che si fece avanti nella fila di preghiera, non so dov'era, ma comunque quando Gesù lo vide disse, ecco un israelita in cui non v'è frode, era un credente onesto e bravo. So, the man kind of astonished him, he said, how did you know me, Rabbi, or Reverend, whatever you want to call, how did you know me? Così l'uomo si stupì abbastanza e disse, come mi conoscevi, Rabbi, o reverendo, come volete chiamarlo, come mi conoscevi? He said, why, before Philip called you, when you were under the tree, I saw you. Egli disse, beh, prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, io ti vedevo. Ma, that was quite a, something to him, he ran up to him, he said, thou art the son of God. Thou art the king of Israel. Ma quello fu davvero qualcosa di eccezionale per lui. Lui corse da lui e disse, tu sei il figlio di Dio, sei il re di Israele. What do you think would happen today in New York if such as that taking place? Cosa pensate che accadrebbe oggi a New York se una cosa del genere avesse luogo? You know what they'd say? Dr. Jones would say, you know what that is? That guy's a fortune teller. It's mental telepathy, that's what it is. Sapete cosa direbbero? Ah, il dottor Jones direbbe, sapete cos'è quello? Quel tizio è un indovino. È telepatia mentale, ecco cos'è. Well, they did this. See, Dr. Jones' spirit lived back in that day. Did you know that? Beh, fecero il... Vedete, lo spirito del dottor Jones viveva indietro in quel giorno. Lo sapevate? The Pharisees, those great scholars and teachers, said the same thing. They said he's Beelzebub, the prince of the fortune tellers. See? I farisei, quei grandi studiosi e insegnanti, dissero la stessa cosa. Dissero, egli è Beelzebub, il principe degli indovini. Vedete? Of course, fortune tellers are devils, you know that. So he said, he's the prince of the fortune tellers. The prince of the devils. Egli, ovvio che gli indovini sono demoni, lo sapete. Così lui disse, egli è il principe degli indovini, il principe dei demoni. Notice him again. There was one day he was going down to Jericho. Instead of going to Jericho, he went up by the way of Samaria. Fate attenzione ancora a lui. Ci fu un giorno che stava andando giù a Gerico. Invece di andare a Gerico, salì per la via della Samaria. That's strange, going up this way instead of going straight out of Jericho, but he had need to go by Samaria. Era strano andare per questa via invece di andare direttamente giù a Gerico, ma aveva la necessità di passare per la Samaria. Now just a minute, we'll find out why he went. When he got up there, he sent all his disciples away into the city to buy some bread. Ora, solo un minuto, scopriremo perché andò. Quando arrivò lassù, mandò via tutti i suoi discepoli nella città per comprare del pane. And while they were gone, a woman came out. We in America believe the woman to be a prostitute, and the Eastern teaching is different.
But we'll take it on the American Western phase of it tonight. E mentre erano via, venne fuori una donna. Noi in America crediamo che la donna fosse una prostituta e l'insegnamento orientale è diverso. Ma stasera noi lo prenderemo nel suo aspetto, nell'ambiente americano occidentale. So the woman, she came out to the well. Well, maybe she just didn't get up till around noon time, or maybe she couldn't come when the rest of the other women was coming to get their water. Così la donna uscì al pozzo. Beh, forse non si era alzata prima di circa mezzogiorno, o forse non poteva venire quando il resto delle altre donne veniva a prendersi l'acqua. So, anyhow, she came out about 11, 12 o'clock when they was gone to get something to eat. Così comunque lei uscì verso le 11 o le 12, quando loro erano andate a prendere qualcosa da mangiare. And Jesus was sitting over on the wall somewhere. So he seen the woman put the bucket in the well or the pitcher to draw out the water. He said, bring me a drink. E Gesù era seduto sul muro da qualche parte. Così vide la donna che metteva il secchio nel pozzo, la brocca, per attingere l'acqua. E gli disse, portami da bere. Well, she looked over, he was a Jew. She was a Samaritan. They just racial in that day, just like in the South today, the white and colored. Beh, lei guardò ed era un giudeo. Lei era samaritana. Loro proprio razziali in quel giorno, proprio come nel Sud oggi, i bianchi e quelli di colore. He said, well, it's not customary for you Jews to ask Samaritans such. In other words, where's all the hospitality coming from? Where's all the kindness? Egli disse, beh, non è consuetudine per voi giudei chiedere questo ai samaritani. In altre parole, da dove viene tutta l'ospitalità? Dov'è tutta la gentilezza? You a Jew asking me a Samaritan, we're supposed to be outcasts. But how you come to ask, Jesus said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink. Tu, un giudeo, chiedi a me una samaritana. Si suppone che noi siamo reietti. Allora come vieni a chiedere? Gesù disse, ma se tu sapessi con chi stessi parlando, mi chiederesti tu da bere. Why, she said, how could you give me a drink? In other words, the well's deep, you have nothing to draw with, and so forth. The conversation went on and on. Beh, disse lei, come potresti darmi da bere? In altre parole, il pozzo è profondo, tu non hai niente con cui attingere, e così via. La conversazione continuava ad andare avanti. Now I have my own opinion what Jesus was doing. He was trying to catch her spirit. Ora io ho la mia opinione su ciò che Gesù stava facendo, vedete? Stava cercando di afferrare il suo spirito. And so when he finally did, he said, go get your husband. Come here. She said, I don't have any husband. E così, quando lui alla fine l'afferrò, disse, vai a prendere tuo marito, vieni qui. Lei disse, io non ho marito. So that's right. You've had five. The one you have now is not your husband. Disse, esatto, ne hai avuti cinque. Quello che hai ora non è tuo marito. Now what's that in New York today? Well, they say, you know what? That guy's a good polished up soothsayer. That's what he is. Well, they thought the same thing then. Said he's Beelzebub. Ora, cosa sarebbe quello a New York oggi? Beh, loro direbbero, sai cosa? Quel tizio è un buon indovino pieno di lustro. Ecco cos'è. Beh, allora pensavano la stessa cosa. Dicevano, egli è Beelzebub. Well, he said, what did she clash it at all? This woman, let her be whatever she was. She said, I perceive that you are a prophet. Beh, dicevano lei, ma come lo classificò lei? Questa donna, fosse quel che fosse, disse, io vedo che tu sei profeta. She said, I know the Messiah, watch, the one we're talking about tonight. I know when Messiah comes, he'll do these things, he'll tell us these things. Disse, io so che il Messia,
Ora osservate, colui di cui stiamo parlando stasera, io so che quando il Messia verrà, farà queste cose, egli ci dirà queste cose. But I know that you're a prophet, and she ran into the city and said, come see a man that's told me everything he ever done. Isn't this the Christ? Ma io so che tu sei profeta, e corse in città e disse, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che io abbia mai fatto. Non è costui il Cristo? He never told her all she did, but he told her one thing, he could told her more if he wanted to, I guess, or God would have showed him. Egli non le disse tutto quello che lei aveva fatto, ma le disse una cosa e avrebbe potuto dirle di più se avesse voluto, immagino, se Dio glielo avesse mostrato. Now that's the kind of a Jesus he was. He knew where a fish was one time, had some money in his mouth. He knew where two mules was tied, where two ways met. Ora, quello è il genere che Gesù era. Una volta lui sapeva dove era un pesce che aveva dei soldi in bocca. Sapeva dove due muli erano legati, dove due vie si incontravano. He knew where an upper room was to be provided. He told his disciples. That was Jesus 1900 years ago, is that right? Sapeva dove un alto solaio doveva essere provveduto. Lo disse ai suoi discepoli. Quello era il Gesù di 1900 anni fa. È giusto? Well, now, do you believe that Hebrews 13:8 is inspired? Do you believe that's the God's word? Bene, ora credete che Ebrei 13:8 sia ispirato? Credete che quello sia la parola di Dio? Well, it says Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Is, do you believe that? Sure, that's right. Bene, essa dice, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E lo credete? Certo, è così. Now, notice, if he is, then after a while he had to die for the sins of man. But I want you to notice just a little bit another one scripture, if it won't tarry too much to listen to this. Ora notate, se egli è, poi dopo un po', dovette morire per i peccati dell'uomo. Ma voglio che notiate solo un po' un'altra scrittura, se non vi stanca troppo ascoltare questo. There's a pool. If the Lord's willing, brother and I will be going what we call the south of pallet. And he, that man was laying on the pallet, and he said, wilt thou be made whole? C'era una piscina. Se il Signore vuole, il fratello e io, probabilmente andremo quello che noi chiamiamo nel sud un giaciglio. E lui, quell'uomo, era steso su un giaciglio ed egli disse, vuoi essere sanato? Why not the blind man, the twisted man, the lame, the halt? Never said a word to him. What about the little children? Never said nothing to them. But when over to this man laying on a pallet. Perché non il cieco, l'uomo deformato, lo zoppo, lo storpio? Egli non disse mai una parola a loro. E i bambini piccoli? Non disse mai niente a loro. Mandò verso quest'uomo che era steso su un giaciglio. Now if you notice the scripture, Jesus said he knew this man and he had been in this condition for 38 years. Ora, se notate la scrittura, Gesù disse che conosceva quest'uomo, che era in questa condizione da 38 anni. He might have had TB or is retarded, it wasn't going to hurt him, it wasn't going to kill him. Forse aveva avuto la tubercolosi o era ritardato, non gli avrebbe fatto male, non lo avrebbe ucciso piuttosto. But he could walk, he said, when I'm coming down, someone else steps in ahead of me, he wasn't blind. Neither was he crippled. He just had a disease, an infirmity, something in his body. He'd had it 38 years. Ma lui poteva camminare. Disse, quando scendo qualcun altro mi precede. Non era cieco e nemmeno era storpio. Aveva solo una malattia, un'infermità, qualcosa nel suo corpo. Ce l'aveva da 38 anni. And Jesus knew where he was at. Now, I want you to watch that. He knew the man was there. That's the reason he passed all the rest of them to get to that man.
E Gesù sapeva dove lui si trovava. Ora, voglio che osserviate questo. Sapeva che l'uomo era là. Ecco perché gli superò tutti gli altri per arrivare a quell'uomo. And he said, take up your bed and go to your house. Then he walked away and left all that multitude of people. E disse, prendi il tuo letto e vai a casa tua. Poi egli se ne andò via e lasciò tutta quella moltitudine di persone. Was that Jesus 1900 years ago? That's still Jesus today. That's right, see? Era così il Gesù di 1900 anni fa? Quello è ancora il Gesù di oggi. Proprio così, vedete? Now what do you think the critics of Jerusalem said? There's that healer. I've seen him pass right by those people screaming and crying. There'd been anything godly about him, he'd have made them every one whole. Ora, cosa pensate che dissero i critici di Gerusalemme? Ecco quel guaritore. Io l'ho visto passare proprio vicino a quelle persone che gridavano e piangevano. Se ci fosse stato qualcosa di divino in lui, li avrebbe sanati tutti. Doesn't look that way, does it? But you see, every mortal being on this earth can do nothing in himself. Sembra così, non è vero? Ma vedete, ogni essere mortale su questa terra non può fare nulla da se stesso. Jesus now watching when they caught this man packing his bed on the Sabbath, the 19th verse. He said, verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in himself, but what he sees the Father doing. Is that right? Gesù ora, osservatelo quando presero quest'uomo che portava il suo letto di sabato, il 19° versetto, egli disse in verità io vi dico che il figlio non può fare nulla da se stesso, ma ciò che vede fare al padre, è giusto? St. John 5:19, what he sees the father doing, for whatsoever the father doeth, he showeth the son. San Giovanni 5:19, quello che egli vede fare al Padre, poiché qualunque cosa il Padre fa, egli la mostra al Figlio. And Jesus, in the words that we know it, Jesus say, well, the only thing I do, I just see a vision, I just act out the, I just dramatize what God tells me to do. Is that right? E Gesù, con le parole che noi dovremmo conoscere, Gesù dice, beh, l'unica cosa che faccio, io vedo solo una visione, metto proprio in atto io rendo in forma proprio di dramma quello che Dio mi dice di fare. È giusto? That's exactly the plain interpretation of it today. Jesus said, verily, verily, I say unto you, I can't do nothing in myself, the Father, I see a vision, what he's doing, then I go do just what he told me to do. È esattamente la sua chiara interpretazione di oggi. Gesù disse, in verità io vi dico, io non posso fare nulla da me stesso. Il Padre, io vedo una visione di ciò che egli sta facendo, allora vado a fare proprio quello che egli mi ha detto di fare. That's the reason he passed through Bethesda. That's the reason he found this man here, because Father showed him as there. Look at the resurrection of Lazarus. Look at all the rest of the cases. Just the same. Ecco perché passò per Betesda, ecco perché gli trovò quest'uomo qui, perché il Padre gli aveva mostrato che era là. Guardate la risurrezione di Lazzaro, guardate tutti gli altri casi, proprio lo stesso. He is possessed with the power too that there's a woman one time. Touched his garment, for she had a lot of faith. Egli era posseduto dalla potenza per il. Ci fu una donna una volta che toccò la sua veste perché aveva molta fede. She touched his garment. He never felt her because the apostle said everybody was trying to touch him, and weaving around over him and putting their arms around him. Toccò la sua veste, lui non la sentì per niente, perché gli apostoli dissero che tutti cercavano di toccarlo e si muovevano intorno a lui e mettevano le braccia intorno a lui. But a woman touched his garment, slipped back out in a crowd, she was satisfied, because that's all she wanted to do is touch his garment. Ma una donna toccò la sua veste, rientrò furtivamente tra la folla. Lei fu soddisfatta perché era tutto quello che voleva fare, era di toccare la sua veste.
And when she touched his garment, she stood out in the audience. Jesus looked around. Said, "Thy faith has saved thee." Right out of the audience. Is that right? E quando toccò la sua veste, lei rimase fuori nell'uditorio. Gesù si guardò intorno, disse: "La tua fede ti ha salvata." Proprio fuori nell'uditorio. È giusto? Thy faith has saved thee. And she felt then that the blood issue had stopped. La tua fede ti ha salvata. E lei sentì allora che la perdita di sangue si era arrestata, fermata. A man at the Jericho gate. The road runs quite a distance, I'm told, from the Jericho. A blind beggar sitting over there. He could never hurt him. But he screamed for mercy. Un uomo alle porte di Gerico. La strada scorre abbastanza lontano, mi è stato detto, da Gerico. Un mendicante cieco stava laggiù. Egli non avrebbe mai potuto sentirlo, ma implorava pietà. His face stopped Jesus when he had his face set towards Calvary. Going up there and the people howling and making fun of him and everything else, some cheering, but the face of that beggar stopped him. La sua fede fermò Gesù quando aveva il viso rivolto verso il Calvario, andando lassù, e la gente che urlava e si prendeva gioco di lui e tutto il resto, alcuni acclamando, ma la fede di quel mendicante lo fermò. The faith of the weakest, poorest person in here tonight will bring Jesus Christ on the scene. It will. He's the same yesterday, today and forever. La fede della persona più debole, più povera qui presente, stasera porterà Gesù Cristo sulla scena. Lo farà. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Now Jesus said, "The things that I do shall you also, even more, for I go to my Father." Ora Gesù disse: "Le cose che io faccio le farete anche voi, anche di più, perché io me ne vado al Padre mio." And then he said, "A little while and the world will see me no more." Is that scripture? E poi disse: "Un po' di tempo e il mondo non mi vedrà più." E così la scrittura. "Yet ye shall see me, for I will be with you, even in you." Eppure voi mi vedrete, perché io sarò con voi, anche in voi. According to teaching today, just in that age. But Jesus said, "Until the end of the world." Is that right? How many know that that's scripture? Ora, secondo l'insegnamento di oggi, solo da quell'epoca. Ma Gesù disse, fino alla fine del mondo. È giusto? Quanti sanno che questa è la scrittura? Thank you. Then if he has raised from the dead, promised the same works that he did would follow down to the end of the world, not just for one generation or one age. Grazie. Allora, se egli è risuscitato dai morti, ha promesso che le stesse opere che fece lui avrebbero accompagnato fino alla fine del mondo, non solo per una generazione o un'epoca. With you, even in you, to the end of the world. Jesus Christ is saying yesterday, today and forever. Is that right? Con voi, anche in voi, fino alla fine del mondo. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. È giusto? Perfect. Now, if he, in them days when he did those things, people doubted him. No matter what he did, they still doubted him and tacked him on a cross. Perfetto. Ora, se egli... In quei giorni, quando egli faceva quelle cose, la gente dubitava di lui. Non importa cosa facesse, loro ancora dubitavano di lui e lo attaccarono alla croce. That's right. God's plan of doing it. That's why God knew it would be that way. There's thousands today that would reject it if it was right before them. Millions would reject it. Proprio così il piano di Dio di farlo, è così. Dio sapeva che sarebbe stato così. Ci sono migliaia oggi che lo rifiuterebbero se fosse proprio davanti a loro. Milioni lo rifiuterebbero.
God's already said they would, because straight is the gate and narrow is the way, and but few there will be that will find it. Is that right? Dio ha già detto che lo farebbero, perché stretta la porta e angusta la via, ma pochi saranno quelli che la troveranno. È giusto? But Jesus is the same yesterday, today, and forever. Now, if he rose from the dead, what was the first thing he did? I'm closing. Ma Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, se egli risuscitò dai morti, quale fu la prima cosa che fece? E sto concludendo. There was a man on the road to Emmaus, and Jesus walked right out among those men and talked with them all day long, or their journey all the way up to Emmaus. You remember the story? C'erano degli uomini sulla strada per Emmaus, e Gesù uscì proprio tra quegli uomini e parlò con loro per tutto il giorno, cioè il loro viaggio fino a Emmaus. Vi ricordate la storia? And they said, now his teaching seems he opened up the scriptures in a new way. Why did our hearts burn within us? Because we heard him as he talked to him. E loro dissero, ora il suo insegnamento sembra, egli ha aperto le scritture in un modo nuovo, perché i nostri cuori non ardevano dentro di noi, perché lo ascoltavamo mentre parlava e andava avanti. And then, when they got up to Emmaus, he made like he'd go on, just an ordinary man, and they bade him come in. E poi, quando arrivarono a Emmaus, egli fece come se volesse proseguire, proprio un uomo comune, e loro lo invitarono a entrare. And when once they got Jesus on the inside with them, he made himself known to them. You get what I mean? E quando egli, una volta che ebbero Gesù all'interno con loro, egli si fece riconoscere da loro. Capite cosa voglio dire? Now, if you just let Jesus just get off all your doctrines and things and take what the Bible says Jesus was and let him just lock him up in your house tonight with you and he'll make himself known to you. Ora, se lascerete solo che Gesù, vi staccherete proprio da tutte le vostre dottrine e le altre cose e prenderete ciò che la Bibbia dice che Gesù era e lascerete che lui, rinchiudetelo proprio nella vostra casa stasera con voi ed egli si farà riconoscere da voi. How did he do it? A little different from what? Just the way he did something, they recognized it had to be Jesus. Is that right? Come lo fece? Un po' diverso da quello che, proprio da come egli fece qualcosa, lo riconobbero che doveva essere Gesù. È giusto? My prayer is tonight that he'll come on the scene here, tonight and every night this week and the next week that we stay. La mia preghiera è stasera che egli venga sulla scena qui stasera e ogni sera di questa settimana e della prossima settimana se rimaniamo. And do something just a little different each night that you'll recognize it's the Lord Jesus Christ that's with us. E faccia qualcosa solo un po' diverso ogni sera che riconoscerete che è il Signore Gesù Cristo che è con noi. May his blessings be upon you, my prayer, while we pray. Che le sue benedizioni siano su di voi e la mia preghiera mentre preghiamo. Now, Father, we ask you tonight, as we're sitting here in this hot building, we're waiting upon you. Ora, Padre, noi ti chiediamo stasera, mentre siamo seduti qui in questo caldo edificio, ti stiamo aspettando. We're thinking in Jerusalem one time of a little 120 waiting in an upper room for 10 days, until suddenly there came a sound from heaven. As a rushing mighty wind. Stiamo pensando una volta a Gerusalemme, ai pochi 120 che aspettarono in un alto solaio per 10 giorni, finché improvvisamente venne un suono dal cielo, come di un vento forte e impetuoso. It filled all the house where they were sitting, cloven tongues set upon them like fire.
Esso riempì tutta la casa dove stavano. Delle lingue spartite si posarono su di loro come fuoco. Now, Father, we pray tonight that as we move into this meeting, that we'll hear as David did before going to battle, this rustling of the leaves as the Spirit of God moves on before us. Ora, Padre, noi preghiamo stasera che mentre ci muoviamo in questa riunione, che sentiremo come sentì Davide prima di andare in battaglia, questo fruscio delle foglie, mentre lo Spirito di Dio si muove davanti a noi. Give us a great meeting tonight. May the Holy Spirit come down in great power. May He heal the sick and the needy tonight. Dacci una grande riunione stasera, possa lo Spirito Santo scendere con grande potenza, possa guarire i malati e i bisognosi stasera. May great signs and wonders be done for the glory of God. We ask this in Jesus' name, thy dear Son. Amen. Che grandi segni e prodigi siano fatti per la gloria di Dio. Noi chiediamo questo nel nome di Gesù, tuo caro figlio. Amen. All right, now we'll call the prayer line. And let's see. What cards did you get? From one to... I don't think we got too much room over here. Where we bring my back this side, go back around this way. Bene, ora chiameremo la fila di preghiera e vediamo, facciamo sì, voi che biglietti, voi da uno a prendiamo il... Non penso che abbiamo troppo spazio qui, dove li portiamo su? Indietro da questa parte, fratello Bachter, indietro da questa parte? All right, let's take 1 to 10 and see how we get lined up here. Who's got prayer card number 1? Let's see. Raise up your hand. Everyone who has the prayer card number 1, would you raise up your hand? Va bene. Prendiamo da 1 a 10 e vediamo come mettiamo in fila qui. Chi ha il biglietto di preghiera numero 1? Vediamo. Alzi la mano. Chiunque abbia il biglietto di preghiera numero 1. Vorreste alzare la vostra... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va bene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I see if they get started out. You ushers count them as he comes through. Where if there's anybody missing, we can get them. All right. Ora, vedete se si fanno avanti. Voi uscieri, contateli mentre passano. Dove se manca qualcuno, potremmo prenderli. Va bene. 1, 2, 3, just line up over here to this side, if you will. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. All right. 1, 2, 3. Mettetevi in fila qui da questa parte se volete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va bene. Arch is about 3 missing. 7, 8, 9, 10. Here they are right here. 10. All right. Va bene, ne mancano circa 3, 7, 8, 9, 10, ed eccoli proprio qui, 10, va bene. I think that sometimes if you don't watch it, somebody who can't raise up and somebody maybe who's deaf and he can't hear, so, all right. Penso che a volte se non vi fate attenzione, qualcuno che non può alzarsi e qualcuno forse che è sordo e non può sentire così, va bene. Sì, così andrebbe bene. Fratello Bachter, va proprio bene, d'accordo. Usually I have them coming from this side. It's not a superstition, but every time I have ever seen the angel of the Lord, he appears from this side all the time.
Di solito io li faccio venire da questo lato. Non è una superstizione, ma ogni volta che abbia mai visto l'angelo del Signore appare da questo lato. Tutte le volte, vedete, da questo lato. All right, that's 10. Now 15. 15, who has prayer card 15? Or me, prayer card 11. Va bene, sono 10. Ora 15. 15. Chi ha il biglietto di preghiera 15? E cioè, voglio dire, il biglietto di preghiera 11. Let's see, 11, 12, 13, 14, 15. Let them five stand up. Let's see if we can, if anybody has to be packed. All right, there's three of them. All right. Vediamo 11, 12, 13, 14, 15. Fate alzare questi cinque. Vediamo se possiamo, se qualcuno deve essere portato. Va bene, ce ne sono tre. Bene? I'm going to ask you something. I have made a ruling in my meeting at first, and we're trying to move out. How many in here believe that I've told them the truth of the gospel tonight? Let's see your hands. And in the prayer lines too. E vi chiederò una cosa. Mi sono imposto una regola nella mia riunione. Da prima io stiamo cercando di uscire. Quanti qui presenti credono che ho detto loro la verità del Vangelo stasera? Vediamo le vostre mani e anche nelle file di preghiera. You believe it with all your heart everywhere? You believe it up the balconies that it's the truth? Ci credete con tutto il cuore ovunque? Ci credete su nella balconata che è la verità? Are you going to help me in the meeting to pray with me now? Voi mi aiuterete nella riunione a pregare con me ora? This may be our last campaign. We don't know. We don't know just what, but we're going to try everything that we can to help you. Ora questa potrebbe essere la nostra ultima campagna. Non lo sappiamo. Non sappiamo proprio cosa, ma noi faremo tutto il possibile per aiutarvi. And I'll tell you, it's not here for any selfish motive, friend. It's here to help you. And to help the sinner to receive Jesus first. E vi dirò, non è qui per un motivo egoistico, amico, è qui per aiutarvi e per aiutare il peccatore a ricevere Gesù, primo. The backslider to come back to Christ, second. Third, we want you to get well. That's right, the first thing must be first. Lo sviato a ritornare a Cristo, secondo. Terzo, vogliamo che guariate, proprio così. Ma le prime cose devono essere prima. All right, Billy Paul, is this the patient? Okay. Now everyone reverent, and pray with me. When I start praying for the person, you pray with me. Bene, Billy Paul, è questo il paziente? Ok. Ora, tutti riverenti e pregate con me. Quando inizio a pregare per la persona, voi pregate con me. All right, sister. You believe now that the Lord Jesus will make you well with all your heart. Va bene, sorella. Credi ora che il Signore Gesù ti farebbe guarire con tutto il tuo cuore? You believe whatever I'd ask him that he would do it? Credi che qualsiasi cosa gli chiedessi, che la farebbe? You do. Have you ever been in one of my meetings before? You've been to. You see how he tells things and knows things about people. You understand that? Lo credi? Sei mai stata in una delle mie riunioni prima? Ci sei stata, sì. Tu vedi come lui dice cose e sa cose sulle persone. Lo comprendi? If I didn't even say a word to you but just prayed for you, you believe you get well anyhow, don't you? You believe. Se io non ti dicessi nemmeno una parola, ma solo pregassi per te, credi che guariresti comunque, vero? Lo credi? I believe you would too, sister. Let's bow our heads just a moment. Credo che lo faresti anche tu, sorella. Chiniamo il capo solo un momento. Kind Heavenly Father, I ask you to be merciful to this dear woman, and may she be healed tonight by thy power divine.
Benevolo Padre Celeste, ti chiedo di essere misericordioso con questa cara donna e possa essere guarita stasera dalla tua potenza divina. And may thy mercies be upon her and make her well. In the name of the Lord Jesus Christ I ask this to be. Amen. E possano le tue misericordie essere su di lei e farla guarire. Nel nome del Signore Gesù Cristo chiedo che questo sia. Amen. Now, do you believe that the back troubles left you? Or did it have you? Ora, credi che il problema alla schiena ti abbia lasciato? Va bene? L'ha fatto. Puoi andare proprio avanti. Come, lady. You believe with all your heart? Of course, I see you have a garter on your neck. That's to be seen. Bene, vieni, signora. Credi con tutto il cuore? Certo, vedo che hai un gozzo sul collo, così si vede. Of course, do you believe that the Lord Jesus Christ would be here, would make you well? Certo, credi che se il Signore Gesù Cristo fosse qui, ti farebbe guarire? You believe he could tell me about your life if he wanted to? He could. He wouldn't necessarily have to, would he? Se io, credi che potrebbe dirmi della tua vita se volesse? Potrebbe, non dovrebbe necessariamente, vero? But no, wouldn't have to. But you believe if I just ask prayer for you that you'd get well? Would you come back and testify in the meeting? Non dovrebbe, no, non dovrebbe. Ma credi che se io chiedo semplicemente una preghiera per te, che tu guariresti? Vorresti tornare a testimoniare nella riunione? If you could go home tonight and eat and get all that stomach trouble, you'd feel good about it too, wouldn't you? You can do that. You just go eat now. Se tu potessi andare a casa stasera e mangiare e superare quel problema allo stomaco, ti sentiresti bene anche per questo? Non vorresti? Non vorresti? Ora puoi farlo. Vai a mangiare adesso. Lord Jesus, I pray that you bless this woman. And may she go and be made well. For your glory, I lay hands upon her in Jesus Christ's name. Amen. Signore Gesù, io prego che tu benedica questa donna e possa andare ed essere guarita. Per la tua gloria, io impongo le mani su di lei nel nome di Gesù Cristo. Amen. I go eat and come back. Come on, just watch your daughter go. Ora vai a mangiare e torna a dirmi cos'è e guarda il tuo gozzo che se ne va. Va bene, va bene. You believe with all your heart, sister? You believe that the Lord will make you well? Credi con tutto il cuore, sorella? Credi che il Signore ti farà guarire? Would you be willing to come back here and testify to the glory of God if you make you well? Yes, I can. God bless you. Come back. Saresti disposta a tornare qui e testimoniare alla gloria di Dio se Egli ti facesse guarire? Va bene, Dio ti benedica. Vieni qui. My Heavenly Father, let thy mercies and blessings rest upon the woman, and as she goes from here tonight, may she go rejoicing and happy and made well, as I lay hands upon her in Jesus Christ's name. Amen. Ora, Padre Celeste, fai che le tue misericordie e le tue benedizioni si posino sulla donna e mentre va via da qui stasera possa andarsene gioiendo e felice e guarita mentre impongo le mani su di lei nel nome di Gesù Cristo. Amen. I go rejoicing, that is. She did. She's not a town, but she got healed. All right. Ora vai rallegrandoti, questo è tutto, l'ha fatto, viene da fuori città, ma è stata guarita, ecco, vedete, va bene. Come, you believe with all your heart as you come, you believe that God is here to make you well. Vieni, signora, credi con tutto il cuore mentre vieni, credi che Dio sia qui per farti guarire. You believe we ask him to look at the people out there praying for you, or around 1,000 people, I guess, is praying for you. Credi che se gli chiediamo, guarda le persone in platea che stanno pregando per te, o circa 1 migliaio di persone, credo, che stiano pregando per te. You believe that right there now, under the power of the Holy Spirit, that he'd make you well?
Tu credi che proprio qui, ora, sotto la potenza dello Spirito Santo, che lui ti farebbe guarire? Vieni. How many in the audience is believing this with all their heart now? I'm asking you to come back and testify. Quanti nell'uditorio stanno credendo questo con tutto il cuore? Ora per la gente, io ti sto chiedendo di ritornare a testimoniare. Lord Jesus, as I lay hands upon the woman, I ask that she be made completely whole in Jesus Christ's name. Grant it, Lord. Amen. Signore Gesù, mentre impongo le mani sulla donna, chiedo che sia sanata completamente nel nome di Gesù Cristo. Concedilo, Signore. Amen. I bless you now. Go rejoicing, be happy. Dio ti benedica ora. Vai rallegrandoti, essendo felice. Do you believe also, sister, that you be made well? Credi anche tu, sorella, che sarai guarita? For sure, disease is not dreadful. It's not nothing that would kill you, but it's enough to make you feel bad all the time. Stiff in your back, you can't get up. But you believe that God will make you well of this? Ovviamente la tua malattia non è terribile, non è qualcosa che ti ucciderebbe, ma è sufficiente a farti stare male tutto il tempo, rigida nella schiena e non puoi alzarti. Ma credi che Dio ti farà guarire da questo? Lord Jesus, I pray that you'll heal the woman and when she leaves here tonight, may she go happy and rejoicing, made well through Jesus Christ's name. Amen. Signore Gesù, io prego che tu guarisca la donna e quando va via da qui stasera possa andarsene felice e rallegrandosi, guarita per il nome di Gesù Cristo. Amen. God bless you, lady. Go rejoicing and happy. Dio ti benedica, signora. Ora vai rallegrandoti e felice. Now, friends, you might say, well, I don't see nothing happening. There's not nothing on here yet that you could see happen, see? Ora, amici, voi potreste dire, beh, io non vedo accadere niente. Non c'è ancora niente qui sopra che potreste vedere accadere, capite? It's nothing that's come to the platform yet that you can see supernaturally. It's just something that don't show, you see. But the people are getting healed. È solo, non è ancora avvenuto nulla sul palco che si possa vedere in modo soprannaturale, a meno che non sia proprio qualcosa che non si vede, capite? Ma le persone stanno guarendo. That's exactly right. Here, for instance, here, a few they might know, come here, you believe, sister, with all your heart? With all your heart. Esattamente così. Qui, per esempio, qui, tu, che possano sapere, vieni qui. Tu credi, sorella, con tutto il cuore. Con tutto il cuore. If I didn't say one thing to you, you'd believe it anyhow, wouldn't you? You believe it by me, all right? Se io non ti dicessi niente, ci crederesti lo stesso, vero? Crederesti se io... Va bene? Come here, let me have your hand. I want you to look at my hand. I see how my hand looks. Now let's see. I want you to put your hand on mine. Vieni qui, dammi la mano. Voglio che guardi la mia mano, vedi? Ora, vedi come appare la mia mano? Ora, vediamo. Questo, voglio che tu metta la tua mano sulla mia. Now look at the difference in my hand. See, I've swollen up there and I have little bumps running over it. Ora guarda la differenza nella mia mano. Vedi quel rigonfiamento lassù e quei piccoli gonfiori che vi scorrono sopra? Now what's the matter with you? You got stomach trouble. Ulcerated stomach, isn't that right? Now do you believe Jesus will heal you? Ora quello che non va in te, hai problemi di stomaco. Sì, lo stomaco ulcerato. Non è vero? Ora credi che Gesù ti guarirà? Now I want you to watch. Take your hand off. Take your hand off. Now look how my hand goes back in the arm. Now take this other hand, put on. Ora voglio che guardi, togli la tua mano, togli la tua mano. Ora guarda come la mia mano ritorna normale. Ora prendi quest'altra mano, mettila sopra. Isn't that way? You're just as much human in this hand as you are in that hand, aren't you? I put my hand on. Non è così, vero? Tu sei proprio umana in questa mano, quanto lo sei in quella mano, vero? Vedi? Ci metto sopra la mia mano. Doesn't bother a bit, does it? Now put this hand here back on here again, watch. Now see? Non dà fastidio neanche un po', vero?
Ora metti questa mano qui di nuovo, qui sopra. Guarda, ora vedi? Now I want you to watch my hand while I pray. And now you believe that I've told you the truth and God's going to make you well and see what happens to the hand. Shall we bow our heads? Ora voglio che guardi la mia mano mentre prego. E ora tu credi che io ti ho detto la verità e che Dio ti farà guarire. E vedi cosa succede alla mano. Chiniamo il capo. Heavenly Father, this poor woman standing here suffering, I ask you to be merciful to her, seeing her suffer with this demon power that's possessed her and trying to take her over, but thou art here to liberate her. And I ask for her healing. Padre Celeste, questa povera donna che sta qui è sofferente. Ti chiedo di essere misericordioso con lei, vederla soffrire con questa potenza demoniaca che l'ha posseduta e che cerca di prenderne controllo. Ma tu sei qui per liberarla e io chiedo per la sua guarigione. Come out of her, Satan, in the name of Jesus Christ, leave the woman. Esci da lei, Satana, nel nome di Gesù Cristo, lascia la donna. Now, sister, before I open my eyes or anything else, it's left my hand, has it? My hand's back normal again. If it's right, say yes. Ora, sorella, prima che io apra gli occhi o qualsiasi altra cosa, ha lasciato la mia mano, vero? La mia mano è tornata di nuovo normale. Se è giusto, di sì, sì. All right, now you raise your head, are you? Something's happened, hasn't it? Bene, ora potete alzare la testa, uditorio. È successo qualcosa, vero? Now, a few moments ago, my hand swelled up, get real red. Is that right? Yes. Ora, qualche momento fa la mia mano si è gonfiata ed è diventata molto rossa. È vero? Now watch, I take my hand off, now put this hand over here, see, nothing happens, put this on now, nothing happens. Ora guarda, tolgo la mia mano, metto questa mano qui sopra, vedi, non accade niente, metti questa ora, non accade niente. Something's happened, hasn't it? Your stomach trouble's gone, go eat, that's fine. Okay. È successo qualcosa, vero? Il tuo problema di stomaco è sparito. Vai a mangiare, è giusto. Dio ti benedica, va bene. You must have faith regardless of whether God says anything or not, you see. If you talk to people, sure you find out what's wrong with them. That's exactly right. Vedi, si deve avere fede a prescindere se Dio dica qualcosa o no. Vedete, se si parla alle persone, certo si scoprirà cosa c'è che non va in loro. È esattamente così. If you talk to people, but the thing you don't get is just about three or four through and then you're so weak you can't hardly stand it. Se si parla alle persone, ma il fatto che non si fanno passare che solo circa tre o quattro e poi si è così debole che si riesce a stento a sopportarlo. For instance, just be reverent. Don't move around, please don't. During the meeting, see, you interrupt. Be real reverent. Amici, siamo proprio riverenti. Non muovetevi intorno. Per favore, non fatelo durante la riunione. Vedete, voi interrompete. Siate davvero riverenti. Now look here, sir. You believe me to be God's servant? You believe that this... Now, I want to talk to you just a moment. Ora, guarda qui, signore. Credi che io sia servo di Dio? Credi che questo... Ora, voglio parlarti solo un momento. Now, you just look right straight this way, and I'll look off somewhere else, so they won't think it's mental telepathy. Ora, guarda proprio dritto da questa parte e io guarderò da un'altra parte, così non penseranno che sia telepatia mentale. Ma voglio che mi guardi da questa parte e credi con tutto il cuore. Did you ever see that picture of the angel of the Lord that they got in the picture? We'll have some of them in a few days. It's the Lord. You've seen it, have you? Where they take the picture of it down there in Houston, Texas? Hai mai visto quell'immagine dell'angelo del Signore che hanno sulla foto?
ne avremo alcune tra qualche giorno, se il signore... L'avete vista, vero? Dove gli hanno fatto la foto laggiù a Houston, Texas? You realize that something's taking place now, isn't it? That something you feel strange, kind of a feeling of kindness or like love or something other. Ti rendi conto che qualcosa sta avvenendo ora, vero? Questo qualcosa, ti senti strano, qua una specie di sensazione di gentilezza o come amore o qualcos'altro. It's on you now. That's what that is. That's what it is. It's him. It's your anointing moving to you. That's right. È su di te ora. Ecco cosa è quello. Quello è ciò che è. È lui che è qui a ungere, muovendosi verso di te. Proprio così. You have stomach trouble also. You have a diabetic condition. I'll tell you something else. You only have a half a kidney. Is that right? But you're healed. Anche tu hai problemi di stomaco, sì. È una condizione diabetica. E ti dirò qualcos'altro. Hai solo mezzo rene, non è vero? Ma sei guarito. Your face made you well, sir. God bless you, sir. La tua fede ti ha guarito, Signore. Vai a casa. Gesù Cristo ti ha guarito. Amen. Dio ti benedica, Signore. I want to ask you something for the audience. We're strangers to one another. We've never seen one another in our life. Voglio chiederti una cosa per l'uditorio. Noi siamo estranei. Non ci siamo mai visti nella nostra vita. But when you come up there, when I started talking to you, then all of a sudden it's like a real sweet feeling come over you. Is that right? Yeah. Ma quando sei venuto lassù, quando ho iniziato a parlarti, poi all'improvviso, proprio come una sensazione veramente dolce è venuta su di te. È giusto? Now all at once all the relief, coming is all over. That's when you were healed. Poi all'improvviso tutto il sollievo, tutto il sollievo è venuto ed era tutto finito. Ecco quando sei stato guarito. Your faith did it, brother. Not me. Your faith in Christ did it. God bless you. All right. La tua fede lo ha fatto, fratello, non io. La tua fede in Cristo lo ha fatto. Dio ti benedica. Va bene. Vieni. That's the weakening part. That's what hurts. Ora, questa è la parte che indebolisce. Questo è ciò che fa male. What's the matter, sister? Sitting there weeping. Got arthritis, don't you have? The little white hat on sitting there. Cosa c'è, sorella? Seduta lì che piangi. Hai l'artrite, vero? Con il cappellino bianco, seduta lì. You believe you got eczema broke out on you also. You believe that God makes you well? All right, stand up on your feet and receive your healing. Credi? Ti è anche scoppiato un eczema. Credi che Dio ti guarisca? Va bene, alzati in piedi, ricevi la tua guarigione. Now your arthritis is gone from you and your faith healed you. You don't have to have it. That's what we can see that. Just be reverent and pray. Ora la tua artrite è andata via da te e la tua fede ti ha guarita. Tu non devi averla. Ora è quello che indebolisce. Lo vedete, siate riverenti e pregate. All right. You believe with all your heart, lady? You believe? You believe that God sent me here to help you? Va bene. Credi con tutto il cuore, signora. Credi che Dio mi abbia mandato qui per aiutarti. You got heart trouble for one thing. And you're real nervous. I see you trying to get up at night. You can't sleep, just rolling around the bed sleepless. Isn't that right? That's exactly right. Hai problemi di cuore per una cosa e sei molto nervosa. Ti vedo cercare di alzarti di notte e non riesci a dormire. Ti rotoli proprio nel letto, insonne. Non è giusto? È esattamente giusto. Go home now, you go to sleep tonight. Jesus Christ makes you well. Have faith. Believe with all your heart.
Vai a casa ora, dormirai stanotte. Gesù Cristo ti fa stare bene. Nel nome di Gesù Cristo, abbi fede, credi con tutto il cuore. If I just ask God to bless you, he'll equally do it. Se solo chiedo a Dio di benedirti, di guarirti, lo farà. Lord Jesus, I pray that you'll bless sister and let her go and be made well for your glory. In Jesus' name, amen. God bless you. Go now, believe in you. Signore Gesù, prego che tu benedica la sorella e la lasci andare e stare bene per la tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica. Vai ora credendo. You believe with all your heart? You believe I just asked him that you'll... Va bene, vieni signora, credi con tutto il cuore, credi che se io semplicemente io lo chiedessi che tu... È una difficile, sì, è vero, va bene. Lord Jesus, I pray that you'll bless the woman and heal her and make her well through Jesus Christ's name. Amen. God bless you, sister. Go rejoicing. Signore Gesù, io prego che tu benedica la donna e la guarisca e la faccia stare bene per il nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, sorella. Vai rallegrandoti. You believe with all your heart? Va bene, vieni. Credi con tutto il cuore? Oh Lord, I pray that you will heal sister and may she go from here tonight rejoicing and happy and made well through Jesus' name. Amen. God bless you, sister. Go rejoicing, be happy. Oh Signore, io prego che tu guarisca la sorella e che possa andarsene da qui stasera rallegrandosi e felice e sanata per il nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica, sorella. Vai rallegrandoti ed essendo felice. Got gallbladder trouble, haven't you? You believe God make you well? God bless you. Hai problemi alla cistifellea, non è vero? Credi che Dio ti faccia stare bene? Dio ti benedica. High blood pressure also. If you believe him with all your heart, you'll be made well. Go home. God bless you. Anche la pressione alta, se credi a lui con tutto il cuore, puoi essere guarita. Vai a casa. Dio ti benedica. You had stomach trouble, sir, but it's gone from you now. You can go home, eat, be well, made happy. God bless you. Avevi un disturbo allo stomaco, signore, ma ora ti ha lasciato. Puoi andare a casa, mangiare e stare bene, reso felice. Dio ti benedica. Va bene, vieni. Credi con tutto il cuore. Lord Jesus, I ask that you heal our sister and may she go from here tonight well through Jesus Christ's name. Amen. God bless you, sister. Go happy and rejoice. Signore Gesù, ti chiedo di guarire la nostra sorella e che possa andarsene da qui stasera in buona salute. Per il nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, sorella. Vai felice, rallegrandoti. Vieni, Signore. Oh, my, such a faith building in the audience now. My ear is a moving, the Holy Spirit. Oh my, una tale edificazione di fede nell'uditorio ora. Ora, eccolo, muoversi, lo Spirito Santo. There's something wrong with this woman, there's something wrong there in the audience, the same way. Ora c'è qualcosa che non va in questa donna, c'è qualcosa che non va lì, nell'uditorio allo stesso modo. It's that man sitting right there. You got something wrong with your eyes, sir. You also, you got a growth on your left shoulders. It's not showing, but that's right. Isn't that right? Raise up to your feet.
E quell'uomo seduto proprio lì, hai qualcosa che non va agli occhi, signore. Tu inoltre hai un nodulo sulla spalla sinistra, non si vede, ma è così, non è vero? Alzati in piedi. Got a growth on your left shoulder, and God sealed it, and this woman had a tumor, it sealed her, so you can both go and be made well. Hai un nodulo sulla spalla sinistra che Dio ti ha guarito. E questa donna aveva un tumore e lui l'ha guarita. Così tutte e due andate e siate guariti nel nome di Gesù Cristo. In the name of the Lord Jesus Christ, may this leaving and never come again. Amen. Credi, Signore? Nel nome del Signore Gesù Cristo, che questo lo lasci e non venga mai più. Amen. All right, will you come, sister? Have faith, everybody, right now. Come, sister, you believe? Va bene, vuoi venire, sorella? Abbiate fede tutti, proprio ora. Vieni, vieni, sorella, credi? Lord Jesus, I pray that you will heal the woman and make her completely whole for your glory. In Jesus Christ's name, amen. God bless you, sister. Signore Gesù, io prego che tu guarisca la donna e la sani completamente per la tua gloria, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, sorella. You believe you can walk without that? You believe Jesus Christ could put it on your shoulder and walk on across the platform and say, you don't need it, but just take it in your hand like this, go on across the platform and say, thank you, Lord, thank you, Lord. Credi di poter camminare senza quello? Credi che Gesù Cristo è... Bene, mettitelo proprio sulle spalle e cammina sul palco e prendi. Non ne hai bisogno. Mettilo, prendilo solo in mano così. Vai avanti sul palco. Di grazie, Signore. Grazie, Signore. You believe, sister, with all your heart? In Jesus' name, go and be made whole. Credi, sorella, con tutto il cuore, nel nome di Gesù, vai e sii sanata. Amen. See, you just have to get a little start. That's all you have to do. Get your faith moving one time. God will do the rest of it. The whole group of you can do the same thing right now if you believe it. Vedete, dovete solo avere un piccolo inizio. È tutto quello che dovete fare. Fate proprio muovere la vostra fede una volta. Dio farà il resto. Tutto il gruppo di voi può fare la stessa cosa proprio ora, se lo credete. God bless you, brother. Go rejoice. Credi, Signore, nel nome di Gesù Cristo tu possa essere guarito e sanato. Amen. Dio ti benedica, fratello. Vai rallegrandoti. You believe that God will heal you if we'll ask Him? There's something here that knows things, isn't that right? You believe it's the Lord Jesus? Credi che Dio ti guarirà se glielo chiederemo? C'è qualcosa qui che conosce le cose, non è vero? Credi che sia il Signore Gesù. Father, I pray that you'll bless her and heal her in Jesus Christ's name. Amen. Go rejoice now, being happy. All right. Padre, prego che tu la benedica e la guarisca per il nome di Gesù Cristo. Amen. Vai rallegrandoti ora, sii felice. Va bene. Have faith in God. You believe with all your heart, with all your soul. Abbi fede in Dio, credi con tutto il cuore, con tutta l'anima. He's real to you. Got arthritis in your... Arthritis in your leg. It's in your right leg, isn't it? Yeah, it's in your right leg. You're up for operation, aren't you? Amen. Sì, egli è reale per te, vero? Hai artrite nella gamba. E nella gamba destra, non è vero? Sì, nella gamba destra. Sei pronta per un'operazione, vero? It's, well, it's, you got a tumor anyhow. A tumor in the womb. Is that right? Doctor said so. So you got to be operated on it unless God heals you. Is that right? Yes, ma'am. Hai comunque un tumore nell'utero, non è vero? Il dottore ha detto così. Quindi tu vai per farti operare a meno che Dio non ti abbia guarita. È vero? Sì, signora.
You spell your name, pronounce it Maka, M-A-K-I? M-A-K-I. Helma's your first, Miss Helma Maka. That's right. And you live at 850 Park Avenue. That's right. You go on home, you're going to be made well in the name of the Lord Jesus. Il tuo nome si scrive, cioè si pronuncia Mackey, M-A-K-I, Elma, il tuo primo è signorina Elma Mackey e abiti all'850 Park Avenue. Vai a casa, sarai guarita nel nome del Signore Gesù. You believe with all your heart? How many of you would like to be healed right now and made well? See, you believe that Jesus Christ is here. Credete con tutto il cuore? Quanti di voi vorrebbero essere guariti proprio ora e sanati? Vedete, chi crede che Gesù Cristo è qui? All right, stand up on your feet a minute, just a minute. I don't care how crippled you are, how blind you are, stand up on your feet just a minute. Va bene, alzatevi in piedi tra un minuto, solo un minuto. Non mi importa quanto siate invalidi, quanto siate ciechi. Alzatevi in piedi solo un minuto. Now, lay your hands over on one another, everywhere in here. Now bow your head just a minute. Ora imponetevi le mani, ovunque qui dentro. Ora chinate il capo solo un minuto. Kind Heavenly Father, your spirit moving over this little audience tonight, sweeping around here, knowing that your presence is here and can heal every sick person in the building. Grant it, Lord, at this time. Benevolo Padre Celeste, il tuo spirito si muove su questo piccolo uditorio stasera, si diffonde qui intorno sapendo che la tua presenza è qui e può guarire ogni malato nell'edificio. Concedilo, Signore, in questo momento. You were here proving yourself that you're the Lord Jesus Christ. I condemn every sickness, every demon power to be broken, that tomorrow night in place will be flooded with testimony. Tu che sei qui dimostrandoti che sei il Signore Gesù Cristo, io condanno ogni malattia, ogni potenza demoniaca a essere spezzata così. Domani sera questo luogo sarà inondato di testimonianza alla gloria di Dio. Signore Gesù, concedi questo. E Satana, esci dalla gente, nel nome di Gesù Cristo, e io ti scongiuro di lasciare ognuno di loro. Ora alzate le mani e ringraziate Dio per la vostra guarigione, che gli invalidi si alzino, che i ciechi si mettano a guardare intorno nell'edificio, che gli zoppi si mettano a camminare, gioiendo, siano felici. You're healed, every one of you. Siete guariti, ognuno di voi, nel nome di Gesù Cristo, sia gloria a Dio.